Buongiorno a voi. Leggiamo oggi in Atti 2:28. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita. Tu mi riempirai di gioia alla tua presenza. Il bimbo e il pilota. Una donna nella sala d'attesa di un aeroporto stava osservando un bambino che era seduto da solo e sembrava stesse aspettando l'annuncio della partenza di un volo. Infatti, quando iniziò l'imbarco per un volo, il bambino, guidato da una hostess, prese posto su un aereo accanto a un finestrino. Casualmente la donna, che in aeroporto lo stava osservando, aveva preso lo stesso volo e capitò proprio al posto accanto al bambino. Durante il volo, il bambino si mostrò molto corretto ed educato e discorreva animatamente con la sua vicina. Poi tirò fuori un libro e alcuni pastelli dalla sua borsa e cominciò a colorare dei disegnini. Non mostrava alcuna ansia o preoccupazione per il fatto che si trovasse in volo, da solo, su un aereo. All'improvviso l'aereo entrò in una forte turbolenza, facendo sobbalzare più volte tutti i passeggeri, comprensibilmente spaventati e presi dal panico. Solo il bambino sembrava essere tranquillo e ancora concentrato a colorare i suoi disegni. Si comportava come se fosse seduto tranquillamente sul divano del suo salotto di casa. La donna, invece, aggrappata ai braccioli della sua poltroncina e molto spaventata da quella situazione, con voce tremante chiese al bambino: «Ma tu non hai paura?» Il bambino, con un tono di voce sereno e pacato, alzò lo sguardo dal suo libro e le rispose: «No, non ho nessuna paura, perché il pilota di questo aereo è mio padre. Lui non permetterà che mi accada qualcosa di male». La vita di ogni essere umano è costellata di momenti sereni e momenti di sofferenza. Ognuno di noi, se dovessimo scrivere un memoriale, potrebbe riempire libri interi sulle turbolenze che hanno caratterizzato il nostro cammino e sicuramente altre ancora ne verranno. Nei momenti peggiori, noi tutti abbiamo invocato l'aiuto di Dio, ma dobbiamo ammettere onestamente, la maggior parte di noi, una volta passata la tempesta, si è dimenticato di Lui e non lo ha neanche ringraziato. Perché se io sono qui a parlarne e tu sei lì ad ascoltarmi, significa che la tempesta per noi è passata e Dio ci ha dato la forza per superarla. Noi che diciamo di credere con fede, dobbiamo riporre in Lui tutta la nostra fiducia e le nostre speranze, sapendo che la vita dei veri credenti è sottoposta al volere di Dio e che nessun male potrà coglierci senza che sia permesso e controllato da Lui. A volte saremo spaventati, come i passeggeri di quell'aereo, ma dovremo imparare ad avere la fiducia di quel piccolo fanciullo e dire a noi stessi: «Non ho alcun timore perché Dio è il pilota della mia vita». Questo è il momento giusto per dire insieme: «Grazie, Signore, perché nonostante tutto sono qui, davanti alla gioia della Tua presenza». Che il Signore vi benedica.